Buongiorno a tutti, bentrovati. Sono molto felice di tenere questo corso. Ringrazio Gabriella Paolini per l'introduzione e la presentazione e ringrazio sia Gabriella che Andrea per aiutarmi nella gestione tecnica di questa oretta e mezzo insieme a voi per questo primo webinar sulla comunicazione efficace online. Ben trovati, come diceva Gabriella, non so se c'è qualcuno che ha già seguito i miei corsi in presenza, quindi ben ritrovati se ci sono e ben trovati a tutte le persone che hanno deciso invece di frequentare per la prima volta un mio corso. So che siamo in diretta Facebook, quindi saluto anche le persone che ci stanno seguendo da lì. E direi di andare a iniziare. Facciamo subito un patto d'aula, che in questo caso è un patto d'aula virtuale. Direi che possiamo darci idealmente tutti del tu. Vi chiedo di scrivere in chat ogni vostro dubbio o necessità di chiarimento o domanda, ma anche di usare il forum sulla piattaforma a distanza, quindi su LearningAR, il forum dentro l'ambiente dedicato a questo corso. E io per tutti voi sono Eleonora, anche quando fate le domande. Ci saranno delle esercitazioni per casa, una che darò alla fine di quest'oretta e mezzo e una alla fine del prossimo webinar. Le esercitazioni sono facoltative, ma evidentemente consigliate. Allora, perché abbiamo deciso di fare questi tre webinar? Un po' lo anticipava Gabriella. Era in realtà anche precedentemente a questo momento storico abbastanza complicato che tutto il mondo sta vivendo, ci chiedevamo se fosse necessario anche approcciare alla comunicazione online. Non ho volutamente messo immagini che in nessun modo ricordassero questa emergenza Covid-19 perché credo che tutti noi siamo inondati di immagini e informazioni. Però è evidente che la spinta a farlo e a farlo adesso nasce anche dall'emergenza, che ci porta, come diceva Gabriella, tutti a usare sicuramente molto di più la comunicazione online rispetto alla comunicazione in presenza, che è impedita. E questo sia nella nostra vita professionale, ma anche nella nostra vita personale. E ci siamo anche detti che forse non siamo proprio così abituati, oppure non tutti lo siamo, e allora ci troviamo certe volte di fronte agli strumenti di comunicazione online un po' come la ragazza di fronte al primo computer di questa slide. Abbiamo un po' di panico e di ansia da prestazione. Allora, alla fine di questi tre webinar ci piacerebbe essere un tantino più rilassati invece di fronte a quella che è la comunicazione online, e quindi come la ragazza che con le stelline e a mani aperte guarda il computer senza una grande paura, un grande timore. Che cosa vedremo nel corso di questi tre incontri insieme? Vedremo le tipologie di eventi online, perché a seconda dell'evento online cambia anche il modo di comunicare. Che cos'è la comunicazione online efficace? Come presentarsi e gestire un evento online e preparare il materiale. Oggi invece insieme vedremo. Definiremo questo public speaking online e quindi che cosa significa, quali sono le tipologie di eventi ai quali più frequentemente partecipiamo, quali sono gli assiomi del public speaking online, vedremo che cos'è la memoria e come attivare la memoria e l'attenzione dei nostri partecipanti, che è l'obiettivo di ogni comunicazione, come sfruttare per fare questo la multicanalità che è propria della comunicazione online. E un breve accenno su quella che è la tecnologia che ci viene a supporto quando vogliamo organizzare un evento online. Adesso però io ho già parlato sufficientemente, quindi vi chiedo di conoscerci un po' per vedere, tra l'altro siete numerosissimi e vi ringrazio, vorrei conoscere un po' quest'aula virtuale, questo gruppo di persone che stanno qui insieme. Quindi vi chiedo di andare su menti.com. Adesso dovreste vedere la condivisione del mio schermo. Mi confermate che vedete il mio schermo condiviso?
Allora, il codice è 91 64 49. Ho appena scritto il codice anche in chat. Lo ripeto. 91 64 49. Ecco qui la prima domanda. Da dove arrivate? Vediamo qual è la composizione geografica di quest'aula virtuale. Allora, vedo che qualcuno sta digitando in chat. In realtà siamo su menti.com. E il codice è 916449. Mi sembra che c'è un nutrito numero di risposte, forse non tutte, ma sicuramente la maggior parte. Lascio gli ultimi 10 secondi per rispondere a questa domanda. Bene, adesso vi chiedo, dove lavorate? Arrivate da enti di ricerca, da università, dal mondo della scuola o altro? Sono arrivate 144 risposte, siamo circa 180, quindi. Ed è evidente che la composizione è soprattutto fatta di persone che arrivano da enti di ricerca e università. Vi chiedo l'ultima cosa. Quanto vi sentite esperti di comunicazione online? Siete dei neofiti? Siete dei fruitori occasionali o siete degli esperti?
Allora, ci sono soprattutto degli occasionali fruitori, di comunicazione online in questa aula. C'è qualche esperto, circa 13, ma ci sono anche diversi neofiti. Bene. Allora, torniamo invece alla nostra presentazione. Agli esperti dico, non per mettere le mani avanti, per non cadere indietro, che questo soprattutto oggi è un webinar di carattere introduttivo e probabilmente alle persone che sono esperte di comunicazione online non dirò verità nascoste, ma diciamo uno degli obiettivi della formazione spesso è anche sistematizzare delle conoscenze che noi già abbiamo e le abbiamo perché le abbiamo esperite nella nostra vita personale e professionale. Certe volte anche solo mettere in ordine, ma questo vale anche per gli occasionali, mettere ordine fa sì che si sedimentino veramente delle conoscenze e si faccia un po' d'ordine. E adesso entriamo nel vivo dell'argomento. Che cos'è il public speaking online? Innanzitutto, che cos'è il public speaking? È l'arte della retorica, della dialettica, è la nostra capacità di presentarci e di presentare le nostre idee dal vivo. E quindi sono tutte quelle tecniche di comunicazione efficace che mi consentono di veicolare bene e efficacemente davanti fisicamente a un gruppo di persone. E quando è online è esattamente la stessa cosa. È la stessa cosa, solo che la comunicazione è mediata dal mondo del web e dalla comunicazione via internet. Ma è evidente che il public speaking online è tutto quello che attiene all'arte della retorica, della dialettica e della capacità di presentarsi e presentare le proprie idee, ma nel web. Ci sono alcune caratteristiche che differenziano, il public speaking online dal public speaking in presenza. Ma ci sono anche delle affinità. Sicuramente la prima cosa che è uguale è che c'è qualcuno, in questo momento io, al centro dell'attenzione e in primo piano. Ci sono io al centro dell'attenzione vostra e quando dico io dico le mie inflessioni, il mio tono, i miei accenti, il mio verbale, le parole che ho scelto per parlare con voi questa mattina, ma anche tutto quello che è paraverbale. Cioè che cosa sta facendo la mia voce per essere, da un punto di vista della comunicazione, il più efficace possibile. E questo è vero sia nell'uno che nell'altro, così come è vero che nel public speaking e nel public speaking online ci sono i contenuti delle nostre presentazioni. In questo caso ci sono tutte le forme e gli strumenti di comunicazione via web, internet, che non esistono nella comunicazione in presenza. Che cos'altro? Ci sono gli interlocutori, che sono diversi dai nostri interlocutori in presenza, forse anche perché quando ce li abbiamo davanti, noi abbiamo contezza delle reazioni da parte delle persone che stanno dall'altra parte. E questo è un vantaggio per chi sta di qua, perché in qualche modo può regolare e modulare la sua comunicazione a seconda di quello che respira dall'aula, anche dai volti, che magari si addormentano o non sono particolarmente, insomma, d'accordo con quello che qualcuno sta dicendo, oppure sì, si galvanizza perché vede l'aula bella attenta. Tutto questo viene meno nella comunicazione online ed è uno svantaggio, ma lo dico soprattutto ai neofiti o alle persone non eccessivamente esperte, può essere anche un punto di forza, perché io adesso posso immaginare che tutti voi siate felicissimi e attentissimi di ascoltarmi, in qualche modo posso creare l'immagine dell'aula, non ce l'ho davvero davanti. E chi sono questi interlocutori? Sono visitatori, nel caso per esempio di YouTube, o comunque di tutti gli eventi che avvengono in modo asincrono. E sono partecipanti, come voi questa mattina, in tutti quegli eventi invece che avvengono in modo sincrono. Chiaramente tutti noi sappiamo perfettamente la differenza tra sincrono e asincrono. Sincrono sta avvenendo la comunicazione in questo momento, asincrono io questa video lezione la registro e poi qualcuno la vedrà tra 6 mesi. Che cosa c'è nel public speaking online ancora? C'è la comunicazione mediata dall'uso del computer. E come siamo anche noi questa mattina? Siamo virtualmente collegati, ma fisicamente distanti, lontani. Tutto questo fa il public speaking online.
Vediamo brevemente una ricognizione su, lo dicevo all'inizio, gli eventi che ci capita di organizzare maggiormente o ai quali ci capita di partecipare maggiormente. Quali occasioni? Prima di tutto dico che qualsiasi evento online in fondo è caratterizzato da che cosa? Pochissimi click per essere realizzati, una webcam, una buona connessione a internet, che se è quella di Gar è bellissima, è fantastica, e un microfono che ci faccia sentire il meglio possibile. Se ci pensiamo, tutto quello che è racchiuso nei nostri smartphone oggi è un vero e proprio studio di registrazione che ci consente, ci consentirebbe potenzialmente di organizzare un evento online. Vediamo quali. Il più diffuso probabilmente è la videoconferenza, che è caratterizzata da alcune cose. Li vediamo, ripeto, perché ogni evento ha un tipo di comunicazione online che è diversa da un altro. Da che cosa è caratterizzata la videoconferenza? Da uno o più relatori che presentano contenuti online dal vivo. E c'è una sessione di domande e risposte con i partecipanti. È un evento pubblico. Spesso siamo invitati a partecipare e per partecipare ci viene data una chiave d'accesso oppure un link al quale collegarci a una piattaforma, per esempio. Avviene quasi sempre in modalità sincrona e ha come caratteristica quella di avere un argomento come filo conduttore di tutta la videoconferenza. Chi conduce la videoconferenza può usare diversi strumenti. Slide, filmati, confronti in chat o a voce quando il numero delle persone lo consente con i partecipanti. Ci sono alcuni elementi standard nella videoconferenza. Il o i relatori sono in video, condividono i loro schermi. Io dirò oggi delle cose sulle quali torneremo anche nei prossimi incontri e lo dico adesso perché sto parlando della condivisione del video. Cioè, ci sono tutta una serie di attenzioni da fare quando devo condividere il mio schermo con qualcun altro. C'è una sessione di chat e una di domande e risposte. Tutti questi elementi, quando è videoconferenza, sono presenti tutti insieme nello stesso spazio virtuale all'interno dello stesso incontro virtuale. Com'è la comunicazione quando si è in videoconferenza? È una comunicazione quasi completamente unidirezionale di contenuti dall'esperto al partecipante. Se ci pensiamo, è quello che accade anche nelle conferenze alle quali partecipiamo fisicamente. E quindi la comunicazione si definisce in videoconferenza una comunicazione uno a molti. Il relatore presenta, agisce spesso in chat attraverso poi l'ausilio di mediatori che lo aiutano, per esempio, nel collezionare le domande. Partecipanti. Possiamo sebbene l'interazione non sia al centro o riunione online, mai come mai, meno notti, ma devo dire che anche pre-emergenza Covid-19 era l'evento online più organizzato. Organizzato.
soprattutto nelle meno, se neanche specialmente online, piuttosto nelle riunioni fiume in presenza. E quindi possono sprecare meno tempo, essere anche più efficaci nel raggiungimento dell'obiettivo della riunione stessa, possono essere molto interattive anche. Ci sono dei rischi nell'uso delle riunioni online, per esempio problemi con la tecnologia, una maggiore distrazione perché nessuno controlla che cosa stanno facendo gli altri mentre in realtà partecipano alla riunione. Ma questo è vero per qualsiasi evento online. Anche io non so se nel frattempo tutti voi state bevendo il caffè oppure leggendo la mail o guardando WhatsApp, non lo so. Per quella logica di prima che immagino un'aula attentissima, spero di no. Nelle riunioni online vale la stessa regola. Come riduco i rischi comunicativi nelle riunioni online? Innanzitutto scelgo una piattaforma che è guidata dal principio della semplicità di utilizzo. Poi scelgo un numero di partecipanti e di interazioni, di scambi tra i partecipanti che siano affini all'obiettivo della riunione. Questo per dire che le riunioni online, così come le riunioni in presenza, sono funzionali se sono progettate bene, anche da un punto di vista comunicativo. Che cosa dirò e che cosa farò, che cosa dirò e farò dire e farò fare alle persone che partecipano alla mia riunione. E quali sono gli obiettivi che intendo davvero raggiungere? Il webinar, quello di oggi, la formazione online dal vivo. Ecco, una comunicazione di tipo sincrono sta avvenendo in questo momento e la organizzo per veicolare contenuti formativi, anche aggiornamenti tecnici o istruzioni di vario tipo. Serve a raggiungere un certo numero di persone collocate in posti diversi con difficoltà di spostamento. Quello che è accaduto a Garre in questo momento è stato intensificare la produzione di webinar perché c'era la non difficoltà, ma l'impossibilità di spostamento e la volontà di raggiungere con la formazione quante più persone possibile dislocate su tutto il territorio nazionale. È uno degli eventi in cui è più difficile mantenere alta l'attenzione, perché abbiamo, innanzitutto c'è una relazione visiva con gli interlocutori, che non, in questo caso poi con numeri molto grandi è impossibile, con numeri più piccoli magari possiamo avere degli strumenti che ci consentono di collegarci e tenendo tutte le webcam aperte. C'è un non verbale che è praticamente quasi impedito, anche io sono ripresa a mezzo busto e al massimo posso gesticolare e anche il paraverbale è limitato. Tutto questo nella comunicazione fa sì che io faccia più fatica a mantenere l'attenzione alta da parte delle persone che mi stanno ascoltando. È sbagliato pensare che i webinar, quindi la formazione online, sia uguale alla formazione d'aula. Così come pensarle proprio come due mondi a sé stanti l'uno dall'altro, però esistono delle peculiarità nella formazione a distanza, l'uso della tecnologia, dei tool, i ritmi, le tecniche di presentazione. Tutto questo, se lo governo e lo gestisco, non incide pesantemente nel processo di formazione, altresì, se non lo so minimamente gestire, può essere pesantemente impedente il processo di comunicazione e quindi di formazione. Altro evento è che posso organizzare o che posso fruire è il videomessaggio e la videopillola. Diciamo che questa modalità l'ha inventata, lanciata YouTube sostanzialmente, poi è stata evidentemente presa e assunta per altre funzioni, anche di natura formativa. Il video per una videopillola, per un videomessaggio, deve rientrare tra i 5 massimo 10 minuti. Quando decidiamo di realizzare, per esempio, un corso di formazione modulare che presuppone la creazione e l'ideazione di più videopillole, ci dobbiamo ricordare due cose. Un video è per molti e un video è per sempre. Questo può mettere ansia, perché dice, rimane lì in eterna memoria. Però ci dobbiamo anche ricordare che mentre la comunicazione che sto facendo io oggi con voi, sebbene è registrata, quindi insomma, poi rimarrà nella memoria di molti anche questa, è una comunicazione che avviene qui,
Ed è un po', se ci pensate, quello che succede a teatro. Io ho fatto N prove e poi buona la prima, nel senso si inizia e si va. Il video ci consente di fare una serie di ciak come il cinema fino all'ottenimento del prodotto che pensiamo di qualità per essere poi fruito da qualcun altro. È asincrono, no? Il video, evidentemente. Allora, da un punto di vista della comunicazione, che cosa devo ricordarmi? Che poiché è per sempre, rimane lì e non ha una data di scadenza, la comunicazione che io userò durante il video deve essere quanto più neutra possibile, cioè non ancorarsi eccessivamente al qui ed ora, perché altrimenti quel video scade. È come se noi attraverso la nostra stessa comunicazione gli dessimo una data di scadenza. Ha una comunicazione a sé stante, questo soprattutto per le videopillole. Quando realizzo una videopillola, anche all'interno di un corso più ampio, devo ricordarmi che la mia comunicazione deve concludersi in quella videopillola. E quindi sceglierò, per esempio, di comunicare un argomento. L'importante è che le persone che fruiscono di quella videopillola si portino a casa un contenuto, due contenuti, ma conclusi. Per la soddisfazione delle persone che fruiscono della videopillola, ma anche per l'idea che nella creazione di un corso modulare fatto di videopillole, io fruitore, posso scegliere di non frequentarlo tutto o di frequentarlo, ma in modo leggermente flessibile, a seconda della mia necessità di apprendimento. E deve essere realizzato la videopillola, il videomessaggio per essere e per raggiungere migliaia di persone, cioè dobbiamo pensare di realizzare un videomessaggio, una videopillola che sia che raggiunga il maggior numero di persone possibili. Tipologie di web, scusate, ogni tanto guardo in chat se ci sono cose scabrose, no, scabrose, spero proprio di no. Allora, tipologie di webinar, dicevo. Qualche considerazione, non è il contenuto che devo veicolare che mi fa scegliere che tipo di webinar farò. Non è nemmeno la piattaforma che ho a disposizione che definisce il webinar che devo fare o meno, ma sono gli obiettivi e il target di riferimento che ho per la realizzazione del mio webinar che mi fa decidere di optare per una soluzione piuttosto che per un'altra. E le vediamo. Il primo è questo, webinar sincrono dal vivo online, okay? L'unico adatto ad avere un minimo di relazione con i partecipanti, un po' quello che ho tentato di fare all'inizio e che faremo anche, farò un altro paio di volte durante quest'ora e mezza con voi. Poi c'è il webcast che invece è asincrono. Io registro una videopillola formativa e poi la metto a disposizione, ma la lancio dando un appuntamento online specifico. Quindi il webcast GAR verrà messo online il 6 maggio 2020 alle ore e do un appuntamento. Poi c'è il live webcast, che è l'incontro di queste due cose in fondo. C'è una parte webcast, cioè che io ho registrato, ho messo a disposizione dei miei partecipanti, loro la guardano e poi io mi rendo disponibile in un webinar live per interagire in modo sincrono con le persone che hanno visto il webcast per rispondere alle domande su quel tema. Mi auguro sia chiaro, sia tutto chiaro fin qui. Come scelgo tra l'uno e l'altro? Allora, webinar puro, se io voglio massima interazione, voglio anche avere una certa flessibilità nella scaletta. La flessibilità nella scaletta è abbastanza semplice con esperienza dal vivo, diventa sicuramente difficilissima online. E ci vuole molta esperienza e pratica per adattarsi online alle esigenze dell'audience. Però il webinar puro, poiché è sincrono e siamo qui, in fondo ci stiamo facendo una chiacchierata, mi dà una maggiore flessibilità. Quando devo veicolare contenuti ripetitivi, demo tecniche, presentazione di servizi, software,
È quasi inutile lanciare una comunicazione sincrona dal vivo, tanto vale registrare e optare per un webcast o per un live webcast su quel dato argomento. L'evento ibrido, qui ho messo volutamente la foto della conferenza GAR, perché la conferenza GAR è un evento ibrido a tutti gli effetti, è un evento tradizionale che viene mandato in streaming e quindi ha una parte che è un online, che viene trasmessa simultaneamente. E questo rende l'evento ibrido un tantino difficile nella parte della gestione, perché se ci pensiamo, al di là delle persone che salgono sul podio e parlano da lì e poi parlano anche a persone che non sono fisicamente lì, c'è tutta una regia dietro, che è la regia dell'evento in presenza, ma è anche la regia dell'evento a distanza, che avviene in modo sincrono. E chi interviene durante una conferenza che è ibrida o un evento che è ibrido dovrebbe tenere a mente di creare un collegamento comunicativo sia con le persone che sono lì fisicamente, ma anche con le persone che sono lì, ma sono virtualmente lontane, cioè sono fisicamente lontane perché sono virtualmente collegate, scusatemi. Anche questa capacità comunicativa di creare ponti tra un'audience e l'altra nello stesso evento non è banale, è figlio di una consapevolezza comunicativa, ma anche di grande esperienza. Prima di organizzare un evento online, quindi io ibrido, che devo fare? Prima di tutto concordare con le persone, un po' è vero anche quando si organizzano eventi così, io l'ho fatto con i miei colleghi, ma tanto più se ho necessità di fare delle attività in presenza e online. Devo concordarle con le persone che mi aiuteranno a gestire quella regia di cui sopra. Devo ricordarmi di interagire da un punto di vista comunicativo con tutte e due le audience presenti e devo gestire il tempo efficacemente. La gestione del tempo efficace è vera sempre, in qualsiasi evento, sia online che in presenza. Torniamo al public speaking online, e quindi un'altra domandina per voi. E torniamo su menti.com. Adesso vi condivido il mio schermo. Vediamo se vedete? Si vede? Mi confermate? No. Sì? No. Allora, intanto, per chi lo vede, il codice è sempre 916449. Perdonatemi, ma non riesco a capire se tutti vedono il mio schermo condiviso o meno. Oh, ecco qui. Vi chiedo di dirmi, secondo voi, che cos'è la comunicazione? Un po' di parole in libertà. Il primo coraggioso risponde in relazione con il prossimo. Uno scambio di informazioni che può essere strategico, un canale a due vie. La trasmissione di un messaggio nell'emittente destinatario, condivisione di un messaggio, trasmissione di pensieri e contenuti, passare efficacemente dall'audienza ai contenuti di interesse, relazione e condivisione. Una transazione. È bello. Scambio di informazioni. Sto leggendo, non dico niente per non svelare i segreti sulla comunicazione. Mettere in comune la capacità di ragionare. È una cosa difficile, è la trasmissione di un messaggio in maniera apparentemente facile. La trasmissione di informazioni.
Abbiamo 105 risposte, aspettiamo un altro po'. Intanto io veicolare informazioni. Do qualche altro secondo. Bene, allora torniamo. No, vedo che qualcun altro risponde, quindi proprio prendiamoci qualche altro secondo. Adesso rinterrompo la condivisione con lo schermo. Sostanzialmente c'è chi ha detto interazione, passaggio di informazioni, qualcosa che invece magari attiene anche all'emotività, alla capacità più o meno agile di trasferire messaggi, farsi capire, comprendere. In realtà forse i 13 esperti, c'è stato qualcuno che ha risposto, che ha dato la risposta scientificamente corretta, che è il trasferimento, la comunicazione è il trasferimento di un'informazione tra un mittente e un destinatario. E come definizione scientifica si vuole che la comunicazione sia un processo lineare. E questo è vero per la comunicazione. Per la comunicazione online è la stessa cosa. È il trasferimento di un messaggio tra un mittente e un destinatario, ma nella comunicazione online il canale, la piattaforma, il computer, è insito nella comunicazione, cioè non lo possiamo togliere. Mentre nella comunicazione possiamo scegliere il canale, nella comunicazione online il canale è scelto dalla comunicazione online stessa, è dentro il processo di comunicazione, che comunque si definisce un processo lineare. Non è mai lineare il processo della comunicazione, non lo è in presenza, non lo è tanto più a distanza e online. Perché? Perché in questo processo di trasferimento di informazioni intercorre rumore, quindi tutto ciò che distrae e impedisce l'arrivo del messaggio nel modo, tra l'altro, più simile possibile a quello che io ho pensato di trasferire al mio destinatario. Nella comunicazione online il rumore si definisce concettuale e concreto. Qual è il rumore concettuale? Il primo rumore concettuale è dato da tutto quello che io conosco e so prima di partecipare a un evento, per esempio, di formazione online. Quando la persona che tiene il co se oggi io vi ho detto qualcosa o dirò qualcosa che non conoscevate o che differisce da quello che pensavate vero e pensate giusto, il cervello immediatamente comincia a dire: ma che mi sta dicendo Eleonora? Ma io questa cosa la sapevo così, adesso il rumore concettuale dato dalle mie conoscenze pregresse, che è quindi la mia uscita da questa zona che si chiama zona di comfort, dove io faccio le cose, le so fare, le conosco e tutto procede indisturbato, genera rumore comunicativo e impedisce che la comunicazione sia veicolata efficacemente. Altro rumore concettuale, non aver chiaro qual è l'obiettivo della comunicazione, quindi non costruire la comunicazione per ottenere l'obiettivo che mi sono data per quella comunicazione stessa. Se io non faccio tutto questo, è difficile che il mio messaggio arrivi davvero nel modo più vicino possibile a quello che avevo pensato, ai miei o al mio destinatario. Come cerco di attutire il rumore e i rumori concettuali? Sicuramente avendo presenti gli obiettivi della mia comunicazione, avendoli ben chiari e costruendo la comunicazione per rispondere a quegli obiettivi, e poi cercando quanto più possibile di parlare la lingua dei miei interlocutori.
perché devo ridurre alcune distanze, che se no sono altre distanze che generano rumore concettuale. Le più disparate, culturali, lessicali, pregiudiziali, il pregiudizio di chi mi ascolta nei miei confronti o il pregiudizio che ho io nei confronti delle persone che mi stanno ascoltando. Delle distanze di natura psicologica, economica, sociale, tutto quello che mette distanza, può impedire una comunicazione efficace. Come faccio a parlare la lingua dei miei interlocutori? Fondamentalmente, tendenzialmente semplificando. Quanto io più semplifico la mia comunicazione e la rendo una comunicazione, per esempio, di messaggi chiave, pochi, quelli che voglio veramente che le persone in qualche modo ricordino, e più tento di avvicinarmi agli interlocutori davvero. Il rumore concreto. Tutto quello che intorno a noi, anche questa mattina, crea distanza ambientali. Prima di iniziare questo webinar, il camion della nettezza urbana ha pensato bene di passare qui sotto. Ho avuto un attimo di panico perché ho pensato, adesso se rimane qui, iniziamo questo bel webinar, questo rumore di sottofondo, gradevolissimo. Quello sarebbe stato distraente per me. Ma distraente se entrava nella nostra comunicazione anche per voi. Di contesto, quello che succede intorno a me, le azioni che svolgo. Se mentre io sto parlando, qualcuno guarda la mail, cosa che accade di frequentissimo a tutti noi quando partecipiamo a eventi di questo tipo, è evidente che è una distrazione che impedisce una comunicazione efficace. Anche gli eventi precedenti, questo è vero nelle riunioni, per esempio online, se qualcuno dice no, perché dall'ultima mail io vado a vedere l'ultima mail mandata, in quel lasso di tempo è evidente che mi sono distratto e quindi ho generato rumore concreto che ha impedito la mia comunicazione in quel momento. Nella comunicazione online, ci sono anche, interferenze di natura tecnologica. Scusate, vedo, ciò vale anche per la comunicazione di persone. Sì, certo, ci sono delle cose che evidentemente il rumore esiste anche nella comunicazione tra persone, perché abbiamo detto all'inizio che in fondo il public speaking online è il public speaking a tutti gli effetti e anche la comunicazione efficace online è comunicazione efficace a tutti gli effetti mediata dall'uso delle tecnologie. Queste, le variabili che ho citato prima, sono presenti anche nella comunicazione in presenza. Non sono presenti nella comunicazione in presenza le interferenze, per esempio, di natura tecnologica, che sono in qualche modo talmente pesanti che interferiscono veramente in modo profondo sull'efficacia del messaggio. Vediamone alcune. La tipologia di hardware presente sul computer del mittente, sul mio computer e non su quello del destinatario, o su quello del destinatario diverso, tipologia di software che utilizzo io. Lo stato di aggiornamento che ho, il conflitto tra hardware e software che si possono generare. E ancora la velocità di connessione. Se qualcuno ha una velocità cioè una connessione più lenta, magari la comunicazione è impedita. Stanno girando tantissimi video, diciamo, satirici e ironici sullo smart working attuale, in cui inizia e c'è un quarto d'ora di mi senti, ti sento, ma non ti vedo. Bloccato, ma perché per esempio oggi come oggi, tra l'altro, dentro casa ognuno ha un tipo di connessione diversa, quindi una facilità o meno di accedere agli strumenti. Le capacità e le conoscenze tecniche di tutte le persone coinvolte. E questo perché? Perché anche quando lo strutturo un evento di comunicazione online, decido di far fare delle cose o decido di usare degli strumenti, mi devo chiedere, ma tutte le persone che parteciperanno saranno veramente in grado di fruirle efficacemente e agilmente, oppure sono impedenti la comunicazione. E io, se decido di farlo, ho poi la capacità di problem solving, di affrontare problemi eventuali di incompatibilità? Se non ce l'ho, una delle soluzioni, se l'abbiamo a disposizione, io fortunatamente sì, con i miei meravigliosi colleghi, chiediamo il supporto e l'ausilio della regia dell'evento, così come dicevo prima. Così ho dichiarato la mia incapacità a fare certe cose, però va bene. Vediamo quali sono gli assiomi del public speaking online. Sono tre regole.
Fondamentali, sapute queste, diciamo che non abbiamo più nessun problema di gestione del public speaking online. Il primo, c'è sempre in qualsiasi evento qualcuno che non riesce in nessun modo a partecipare per una serie X di motivi. Le possibilità di errore le possiamo diminuire, abbattere, ma non eliminare del tutto. Quindi perché c'è sempre, sempre la possibilità che qualcosa vada male. Questo lo dico anche in modo un tantino ironico, ma è vero, sono tutte cose vere. Lo dico perché spesso noi abbiamo paura anche della gestione degli strumenti, perché abbiamo paura che la gestione ci sovrasti, in qualche modo infici profondamente l'evento stesso. Sapere che in fondo per tutti noi è così. Qualche cosa va storto, forse qualcuno non riesce a partecipare. Avere contezza che ci sono e ci possono essere delle problematiche, che queste problematiche valgono per tutti sempre, forse ci rilassa di fronte al public speaking online. Ma queste sono regole che valgono sempre, per qualsiasi evento e per tutti. E non so se c'è qualcuno che ha frequentato i miei corsi, ma io dico sempre che le paure o i timori, quando sono condivise, ci rendiamo conto che non sono solo le mie paure, diventano meno spaventose, riesco ad affrontarle un tantino di più perché mi rendo conto che fanno parte di quel gioco lì, no? Di quell'evento lì. Un bene prezioso, l'attenzione, sempre scusate, ogni tanto mi distraggo, butto un occhio in chat. Un bene prezioso è l'attenzione, l'abbiamo detto, negli eventi online è molto difficile mantenerla alta, proprio perché non c'è tutta questa relazione, non c'è la relazione visiva con i miei interlocutori e perché è difficilissimo bucare lo schermo per il sovraccarico di stimoli che le persone che stanno partecipando, anche oggi, voi, tutti voi che state partecipando, avete intorno. Distrazioni di qualsiasi natura, interruzioni perché passa il camion sotto casa o mi chiamano dall'altra stanza o mi arriva una mail, problemi tecnici se ce ne sono stati, non sento, sento male, problemi di attenzione che ognuno di noi ha, perché poi adesso la vediamo che cos'è questa attenzione come curva, incomprensioni, non ho capito bene quello che hai detto o non mi è arrivato. Tutto questo fa sì che la mia attenzione cali. Come funziona? Prima di tutto, quando decido di organizzare, e anche questo è vero, infatti anche online è tra parentesi, perché quando organizzo una qualsiasi presentazione di qualsiasi tipo, due domande. Quanto rimarrà ai miei partecipanti e quanto ricorderanno di quello che sto dicendo loro? Devono esserci due condizioni perché qualcuno ricordi qualche cosa, che mi stia ascoltando e che riesca a memorizzare almeno i concetti chiave. Entrambe le cose, però, dipendono da me, da come costruisco la mia comunicazione, da quello che faccio per stimolare il vero ascolto e una reale memorizzazione. E me lo devo chiedere quando strutturo e organizzo la mia presentazione e i miei contenuti. Presentazioni online di successo sono presentazioni che mantengono alta l'attenzione e la concentrazione e che stimolano in qualche modo la memoria e il ricordo. L'attenzione umana è un sistema complesso a diversa gradazione. Quindi all'interno di un evento come quello di oggi ci sono stati dell'attenzione per ciascuno di voi e li vediamo. Quindi oggi è vero per me che sto di qua, ma quando vi capita di essere di qua, dovete tenere a mente che le persone che vi stanno ascoltando passeranno attraverso questi stadi dell'attenzione. Il primo, più o meno distratto, tutti all'inizio, per esempio, di un webinar. La musica, qualcuno prima in chat ha detto bellissima, qualcun altro ha detto è troppo rilassante, mi fa dormire, però siamo tutti un po' distratti. Buttiamo l'orecchio, ma nel frattempo facciamo altro perché ancora non è iniziato. O appena inizia, i saluti vari, insomma, non c'è il pieno dell'attenzione. Poi inizia e forse la persona che state, forse io anche, non lo so, mi auguro di aver detto una o due parole che hanno catturato l'attenzione di qualcuno. Stato di preallerta si chiama, mi metto in ascolto. Se il relatore di qua è bravo a mantenere alta l'attenzione, rimango nello stato di preallerta.
Se no, torno dove stavo, cioè nello stato del meno, più o meno distratto. Se questo, se io sono stata brava per alcuni o più o meno efficace, ho fatto passare qualcuno dallo stato di preallerta allo stato di allerta. Se questo stato, se noi ci potessimo vedere, si manifesta anche fisicamente. Mi metto più vicina, sono in ascolto. Si chiama sistema di orientamento, perché si attiva il sistema di orientamento. E comincio a pensare, come posso usare quello che mi sta dicendo Eleonora? Mi sta dicendo una cosa che mi può essere utile domani quando faccio l'evento online? Ed è la fase ideale per chi sta di qua per far passare quelli che sono i messaggi chiave che voglio assolutamente che vengano trasferiti. E poi c'è il sistema esecutivo, che è la quarta fase, che noi in Italia usiamo poco. Lo troviamo, secondo me, politicamente scorretto. Però, e tra l'altro, in alcune circostanze, per esempio, chi organizza eventi a pagamento ne fa uso. Se mi lasci la tua mail entro, riceverai lo sconto per la partecipazione alla conferenza. È una cosa che in Italia si usa poco, all'estero forse si usa di più, ma è una cosa che attiva l'attenzione di qualcuno perché lo sto stimolando a fare un'azione per ottenere un beneficio. Quanto dura? Circa 10 minuti, poi stacchiamo la spina, è fisiologico. Forse anche per 6 o 7 minuti, che è un tempo eterno. Non ci voglio pensare, infatti, che in realtà questa cosa la dico, la so, ma non ci voglio pensare perché è difficilissimo online mantenerla. Ci sono degli espedienti, evidentemente. Si può allungare la memoria di qualcuno facendolo riposare o cercando di cambiare anche stimoli. Metterci per esempio la domanda, l'interazione, ma ancora con quelli che vengono definiti ami o ganci. È come allentare un po' con una frase spiritosa, con un aneddoto, con la sollecitazione di emozioni forti attraverso un'immagine, un video. I ganci, quando organizzo una presentazione online, vanno progettati, non possono essere lasciati all'improvvisazione, vanno progettati perché sono insomma, degli oggetti molto efficaci ma anche molto delicati e perché non devono allontanarsi dal tema dato e devono rientrare dentro quei 3 minuti, quei 10 minuti, scusatemi. Quali memorie abbiamo noi persone? Due. La memoria che viene definita dichiarativa e la memoria che viene definita procedurale. E lo dico perché a seconda della comunicazione, ma a seconda dell'informazione che io devo veicolare attraverso quella comunicazione, andrò a stimolare una memoria piuttosto che un'altra. La memoria dichiarativa è la memoria che ci consente di ricordare la storia, i numeri di telefono, i gusti dei miei amici. La memoria procedurale è quella che mi fa ricordare come si va in bicicletta. La maggior parte degli eventi di public speaking, siano essi dal vivo che online, si basano sulla memoria dichiarativa. Se invece io organizzo un video tutorial, sto su come fare una data cosa, sto evidentemente stimolando la memoria procedurale. Tendenzialmente vale per l'una e vale per l'altra, spiegazioni eccessivamente dettagliate possono ostacolare l'apprendimento. Come funziona e quindi come ricorda la memoria procedurale? Si attiva la memoria procedurale con eventi emotivamente rilevanti attraverso l'uso di messaggi chiave. Ne ho citati due così per par condicio, non mi piacciono nessuno dei due, ma insomma li ho citati. Scendo in campo, la rottamazione, sono mantra che ci sono entrati nel cervello perché hanno attivato la nostra memoria dichiarativa. Informazioni ripetute le stesse più volte in un tempo lungo si ricordano di più che le stesse ripetute in un tempo breve. Nelle presentazioni, tutte, vale la regola che vale nelle presentazioni formative come questa. Di cosa dirai? Dillo, ripetilo. Una ridondanza comunicativa fa sì che si attivi la memoria dichiarativa e quindi alcuni messaggi, almeno i messaggi chiave, usciti da quest'ora e mezza, forse mi auguro qualcuno li ricorderà. Se
invece devo attivare la memoria procedurale, l'optimum è far vedere come si fa, farlo fare e poi dire se si è fatto bene o se è fatto male. Vi ricordate il live webcast? Può essere utile perché io posso far vedere e quindi registrarmi, invitare a farlo fare, magari farmi mandare la registrazione di quello che stai facendo oppure l'esercitazione, la posso controllare e poi ci possiamo rivedere una volta, due volte online per dare i feedback. La memoria procedurale rispetto alla memoria dichiarativa è lenta e ha bisogno di feedback, per questo che è necessario ridare sempre. Ma è stabile come quella degli elefanti. Uno si ricorda e pensate ad andare in bicicletta. Ho fatto fatica, più o meno fatica, a imparare a andarci. Ma una volta che l'ho imparato, non lo dimentico, rimane lì, mentre la stabile della memoria procedurale. Come posso attivare la memoria negli eventi online? Attraverso la comunicazione o la formazione multicanale. Il canale è tutto ciò che io impiego per trasferire il mio messaggio. Nella comunicazione online abbiamo sempre due tipi di canali. Un canale che è un canale fisico, il computer, il tablet, lo smartphone, e un canale immateriale, che sono per esempio le app social. Tutto quello che decido di usare comunque nella mia comunicazione online, che vengono veicolati, i canali immateriali sono veicolati dai canali fisici e che sono canali a loro volta. È per questo che è multicanale. Non so se è chiaro, ma penso di sì. Tutto chiaro fin qui? Allora, si procede. La comunicazione e formazione multicanale è l'uso, abbiamo detto, di queste due cose. Canali diversi e diverse applicazioni veicolano sì lo stesso contenuto, ma in forme diverse. E quindi a seconda del canale che impiego devo costruire una comunicazione diversa. È banale anche, ma lo dico, se devo scrivere un documento in PDF è una cosa, se devo lanciare un articolo su una rivista online è una cosa, se devo lanciare la stessa notizia su Twitter è un'altra da un punto di vista comunicativo, della costruzione della comunicazione, delle parole che scelgo. Ho anche parole diverse a disposizione da usare, ma canali diversi, comunicazioni diverse. Facciamo un passo indietro e vediamo l'apprendimento multicanale. Lo vediamo perché i principi che valgono per l'apprendimento multimediale, scusate, che insomma è una teoria che risale agli anni 50, però valgono per la comunicazione e la formazione multicanale e ci aiutano queste sei regole per la strutturazione delle nostre presentazioni online che possano essere abbastanza efficaci. I sei principi di Maier sulla multimedialità. Ricchezza, il primo, ricchezza dello stimolo. Si ricorda meglio un contenuto che è accompagnato da immagini, perché il nostro apprendimento è spesso un apprendimento per immagine. Le immagini che raccontano lo stesso contenuto devono essere spazialmente vicine per attivare la memoria. Deve esserci rilevanza e coerenza all'interno della stessa presentazione, dello stesso messaggio. Tutto deve essere coerente col messaggio che voglio veicolare. E immagini. Che cosa attiva la memoria e quindi l'apprendimento? Soprattutto l'unione del canale visivo e il canale uditivo, la voce, piuttosto che l'unione del canale visivo, cioè lo scrivere e il canale uditivo, visivo, immagini, ricordo di più. Evitare, scusate, la ridondanza degli stimoli. Se è vera la ridondanza comunicativa di una cosa e magari ripetila e poi di che l'hai detta, non è vero per la sovrabbondanza di stimoli. Devo variare gli stimoli, ma se decido di strutturare una comunicazione online e metto dentro troppi stimoli,
stimoli, quelli invece di facilitare la comunicazione la impediscono. Uno stile più informale è premiante nella comunicazione sempre, anche nella comunicazione online. Diamo la sensazione, dobbiamo dare la sensazione che stiamo veramente parlando tra di noi, anche se in realtà non ci vediamo. Uno stile un tantino ingessato mette distanza e diminuisce l'empatia comunicativa. Come ci aiutano nella strutturazione di una presentazione? Che sono regole queste che valgono evidentemente anche per gli eventi in presenza. Slide con poco testo, queste cose le vediamo oggi così, le approfondiremo nel secondo incontro e poi nel terzo. La narrazione di quello che dico è nella voce. Ci sono voci naturalmente più gradevoli di altre, ma ci dobbiamo sforzare tanto più negli eventi online, in cui in fondo che abbiamo soltanto la nostra voce, di non avere una voce sottotono oppure di non privilegiare la monotonalità, ma di cercare di dare colore, perché anche la voce, la narrazione aiutano la memorizzazione. È un po' raccontare. Sai come raccontare le favole? Ai bambini. I bambini ci credono di più se noi le raccontiamo con pathos. Le immagini che scelgo, l'abbiamo detto e lo ripeto, devono essere coerenti e stimolanti. Anche se possono essere paradossali o ironiche. Evitare nella presentazione tutto ciò che è estremamente distraente, sia nel parlare che nella creazione dell'immagine. Di sempre, tanto che ho detto e lo dico, è importante la condivisione dei contenuti. L'uso dei video è assolutamente fondamentale nella strutturazione di una presentazione perché le immagini sono importanti a attivare la memoria e quindi l'apprendimento. Come devono essere? Perché possano coinvolgere, comunicare, diffondere un messaggio, lasciare anche un'impronta positiva alle persone che stanno frequentando il mio canale. Quindi riesco a fare un canale di per sé da sola tutto questo. È evidente che in una presentazione l'uso dell'immagine è importante, è parte del processo comunicativo. Come le scelgo queste immagini? Prima di tutto di buona qualità, quindi che si riescano a vedere bene, che siano attinenti a quello che sto dicendo, al tema trattato. Anche di interesse, cioè che stuzzichino l'interesse, possibilmente originali, mi raccomando alla licenza. Sapete tutti, ed è noto a tutti, che esistono dei siti, delle repository di immagini gratuite con licenza aperta, che possono essere gratuitamente, liberamente scaricate e riutilizzate. Ecco. Dobbiamo fare questo, facciamo questo, decidiamo l'immagine che non abbiamo, cioè la fonte dalla quale la prendiamo. Non è impossibile, però sicuramente dobbiamo prestare attenzione al fatto che stiamo usando un contributo non aperto in un libro. Un nota bene sui meme, sugli hashtag, su immagini costruite, che sono molto di moda. Ne consiglio l'utilizzo, come l'ironia nel public speaking in presenza. Se c'è, se è una competenza, se è un'espressione naturale del sé, anche nell'uso di immagini così, ben vengano, perché veicolano la comunicazione meglio, sono accattivanti. Quindi se le usiamo agilmente, sì, se no, anche no, non per forza per seguire, ma se le usiamo siamo in grado, è un valore aggiunto. Un breve sguardo alla PNL, programmazione neurolinguistica, perché i canali, le ho citate anche prima, uditivi,
si ricorda di più. Noi dobbiamo immaginare che le persone di fronte a noi, e lo dobbiamo immaginare quando organizziamo una presentazione e decidiamo come veicolare i nostri contenuti, le persone di fronte a noi hanno un canale di rappresentazione della realtà prediletto rispetto a un altro, secondo la programmazione neurolinguistica, che è uno dei modi di studiare questo, le regole della comunicazione umana, abbiamo sostanzialmente tre canali diversi. E quindi le persone si dividono in persone che esperiscono la realtà attraverso il canale visivo, o attraverso il canale uditivo, o cinestesico, olfattivo, olfatto, gusto e tatto. Esempio, andiamo in vacanza, tre amiche. Torno io e mi ricordo l'odore dell'albero di fronte all'albergo, olfattivo. Quindi prediligo un canale nella rappresentazione della realtà di tipo cinestesico. Un'altra amica ricorda il colore del mare visivo. L'altra ancora si ricorda della musica che c'era nella piazzetta X al ristorante Y, canale uditivo. Questo lo dico perché quando costruiamo una presentazione, noi dovremmo ricordarci che poiché le persone esperiscono la realtà in modo diverso, ricordano in modo diverso, e io dovrei avere la capacità di stimolare durante la mia presentazione tutti i canali affinché tutte le persone si sentano coinvolte. Quindi non solo slide con immagini, ma commento uditivo, la mia voce. Attenzione a come la uso anche, quindi nella costruzione, tanta pratica serve anche, e stimolare l'azione in qualche modo nelle persone che sono coinvolte. L'alternanza di stimoli riattiva anche l'attenzione, perché appunto se qualcuno è di un tipo viene attivato in un certo momento, qualcuno in qualcun altro, e favorisce quindi il coinvolgimento. Avete qualche domanda fin qui? Anche questo vale se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Sì, c'è qualcuno che, cioè, ci sono giustamente commenti in chat che sottolineano che ci sono delle cose che valgono nella comunicazione sempre, sì, valgono nella comunicazione, sia essa online che in presenza. Consigli su come allenare il tono? Sicuramente un uso che diciamo, si costruisce nel tempo. Ci sono degli esercizi, alcuni ve li consiglio. La prima cosa è tentare di, io anche adesso vi immagino in uno spazio non accanto a me, ma molto lontano da qui. E quindi cerco di, si dice tecnicamente, portare la mia voce, affinché tutti voi la sentiate bene. Articolare molto. Articolare significa parlare muovendo molto la bocca. Questo fa sì che esce più aria, devo prendere più fiato, il mio volume sarà sempre più sostenuto. Se io parlassi così per tutto il tempo del webinar, forse vi rilasserei, ma non sarebbe altrettanto convincente. Non so se è chiara la differenza. Un esercizio sull'articolazione che io consiglio anche nei miei corsi di comunicazione di public speaking in presenza è quello di leggere qualsiasi cosa con una matita tra i denti. Questo vi aiuta ad articolare. E poi pensare proprio, fare ripetere le slide, prepararsi prima. E quando le ripeto, pensare anche, ma qui ci metto una pausa, ma questa cosa la dico, alzo un po' il volume. All'inizio sembrerete un pochino costruiti, anche quando vi risentite voi da soli. Però poi funziona, diventa naturale farlo. Un'altra buona regola è quella di registrarsi e riascoltarsi. Altra cosa, vuoi dire qualche parola sull'inquadratura? Allora, la parte delle inquadrature non l'ho anticipata, la vedremo. Considerate che, sì, dirò qualcosa, considerate che dovete immaginare che noi abbiamo a disposizione in situazioni del genere, nella registrazione di video pillole e video messaggi, poi lo vedremo.
qualche accenno alla registrazione, al modo di registrare le inquadrature. Come scegliere la gestualità corretta? Io consiglio di essere naturali il più possibile. Considerate che i gesti che le nostre mani fanno, li fanno naturalmente perché sottolineano delle cose che dice. Questi gesti il corpo ha a prescindere dalla nostra volontà. Se lasciamo libera l'energia di fluire anche nella nostra gestualità e nelle nostre mani, siamo efficaci e convincenti. Certo è che avendo a disposizione, diciamo, un cubo entro cui muovere, eccessivamente esondanti da un punto di vista della comunicazione e della gestualità, altrimenti chi sta di là ha la sensazione di stare su una nave, con uno che insomma si muove scompostamente. Dobbiamo mantenere anche una certa fissità, senza diventare ingestati però. Io naturalmente gesticolo tanto. Cara Esther, sapessi chi te senti, meno, ma non impedirlo. Se pensiamo di doverlo impedire, ci ingessiamo in una comunicazione che diventa meno naturale. Quindi meglio gesticolare un tantino di più, ma essere naturali nella comunicazione piuttosto che fare esattamente il contrario. Strumenti per la misura dell'attenzione dei partecipanti, feedback, sì, la strutturazione di feedback, questionari di gradimento, ma anche questo lo dico perché, ripeto, oggi ho cercato di fare una carrellata generale, ma anche vedere delle cose che ci serviranno in seguito. Il prossimo webinar del 6 è dedicato proprio alla organizzazione e strutturazione dei contenuti, quindi vedremo anche come percepire la misura dell'attenzione dei partecipanti. E poi il terzo, quello del 13 maggio, sarà invece dedicato a come veramente presento, perché l'organizzazione e preparazione del materiale non è la preparazione del mio speech, sono due cose diverse e due preparazioni diverse. Scelta di caratteri e colori nelle slide, lo dico brevissimamente. Io consiglio fondo bianco con la scelta di pochissimi colori per la legge della semplicità e dell'eleganza. In alcuni casi siamo, tra virgolette, costretti a usare il font e la scelta grafica. Di altri, perché quando partecipiamo a evento, ho scelto che le devo organizzare. Il nero nella scritta piace molto, ma insomma, grigio scuro, vedete voi, e scegliete uno, al massimo due colori a contrasto, non di più, perché sono distraenti e diventano meno eleganti. No, scusate, devo leggere Michele perché è bellissimo. Faccio una battuta. Personalmente, per verificare se uno legge un documento, inserisco una frase casuale tipo, oh, scusate, non so, tipo Pippo va al bar, una cosa del genere. Non lo so, non l'ho mai fatto, Michele, però magari lo provo a fare anche io e vediamo che ne esce. Il canale cinestesico, per esempio, attraverso l'azione, le domande, ho usato io un paio di volte, e adesso lo rifaremo alla fine, menti.com. Vi ho fatto fare delle cose anche durante le sessioni. Certo, il canale olfattivo a distanza è difficile. Quando dico olfattivo, tattile e cinestesico a distanza, è evidente che posso far fare delle cose, delle azioni. Ma posso anche dire di sentire, immaginare l'odore di qualcosa. Già mentre sto chiedendo a qualcuno di immaginare l'odore di qualcosa, sto riattivando il canale olfattivo e quindi la persona che predilige quel canale lì riattiva la sua attenzione. Allora, vediamo l'ultima cosa.
brevemente la tecnologia, poi valutare e poi scegliere. Mai, l'abbiamo detto, adattare l'evento online alla piattaforma che ho a disposizione. In realtà è esattamente il contrario. Prima progetto l'evento, decido a chi è rivolto, quali sono gli obiettivi e poi arrivo alla scelta dell'ambiente più giusto per erogare quel tipo di evento. Diversi eventi online, diverse piattaforme. Allora, il webinar è un grande termine ombrello che racchiude, abbiamo visto, tante tipologie, ma organizzare un web meeting e organizzare una web conference sono due cose diverse dal punto di vista della comunicazione e di conseguenza degli strumenti tecnologici che io sceglierò di adottare. Nel web meeting il focus è sulla relazione tra le persone, che sono lì per discutere insieme di un dato argomento e quindi devo scegliere degli ambienti, delle piattaforme che prediligono nell'uso di strumenti la relazione, mi danno un modo per stimolarla. Nella web conference, invece, visto, l'abbiamo visto all'inizio, videoconferenza, comunicazione uno a molti. Il processo di comunicazione è abbastanza lineare, non ho bisogno di grandi strumenti di interazione. Questo per dire che quando valuterò la piattaforma per una web conference, sì, li valuterò gli strumenti di comunicazione, ma di interazione, scusate, ma forse presterò la maggiore attenzione alla valutazione sul numero di persone che mi consente di ospitare, sulla possibilità o meno che queste siano in video tutte. Sulla prestazione, stabilità della piattaforma del software. Se devo organizzare un web meeting, è evidente che mi chiederò: c'ha una chat questa piattaforma? C'ha un modo per creare gruppi, per esempio, di lavoro? Tutta una serie di quesiti che sono diversi nella scelta dello strumento. Che cosa ci consentono di fare generalmente le piattaforme? Che per organizzare eventi online, trasmettere sicuramente l'immagine del relatore, eventuali filmati, audio, video, condividere, abbiamo visto, condividere lo schermo, il materiale, tutto quello che stiamo facendo tra l'altro oggi, proporre sondaggi, in alcuni casi lo consentono le piattaforme stesse, o e chattare con i partecipanti. Come la scelgo? Abbiamo detto, e lo ripetiamo, parto dalla progettazione dell'evento. Che tipologia di evento voglio erogare? Per raggiungere quale obiettivo? Quali strumenti mi servono? E quali strumenti sono resi disponibili da diverse piattaforme piuttosto che altre? Alcune piattaforme consentono la personalizzazione dell'ambiente, come questa, Adobe Connect, altre no. E mi serve personalizzare l'ambiente? È una delle cose che devo fare? Devo cercare un sistema che mi consenta di farlo. Essere consapevoli delle proprie competenze nella gestione degli aspetti tecnici, perché se non si ci sente particolarmente sicuri, si può delegare la gestione tecnica dell'evento o costruire degli eventi che io poi tecnicamente da solo, se non posso delegare, posso però gestire. Alcuni parametri di valutazione, l'accesso browser. Perché poi la mancanza del plugin non mi fa accedere, posso scaricare questo plugin su quali versioni dei sistemi operativi? L'utente che ho di là poi è in grado di scaricarlo? Va in conflitto con altri o con l'antivirus? Sono tutte domande che ci dobbiamo fare quando scegliamo di usare una piattaforma piuttosto che un'altra. Un altro criterio di valutazione è la gestione della presentazione. Come la faccio vedere poi la presentazione che ho scelto? Caricamento della presentazione su alcune piattaforme, sul server, per poi aprire una specifica finestra di condivisione come questa o Webex. Altre piattaforme invece consentono la visualizzazione della presentazione direttamente in condivisione schermo. Come GoToMeeting, alcune poi tra l'altro oggi notissime, tutto questo mondo diventa oggi un mondo molto più conosciuto e fruito da tutti noi. Spesso queste piattaforme possono rilevare problemi audio e video, il video va a scatti, l'audio non funziona tanto bene, queste sono cose che noi dobbiamo valutare prima di scegliere. Strumenti interattivi. Devo organizzare un evento che è interattivo e deve essere interattivo.
Il valore di uno strumento interattivo è dato dall'uso che ne faccio. Alcune piattaforme hanno strumenti interattivi, altri no. Per esempio, la lavagna condivisa può essere uno strumento interattivo, dove i partecipanti possono scrivere in tempo reale insieme con diversi strumenti. Devo organizzare, che ne so, un quadrante di progettazione, fare un brainstorming e lo posso fare attraverso una lavagna che la piattaforma mi consente di usare. Questa, per esempio, lo fa. Alcune piattaforme hanno dei plugin che vengono poi insomma, integrati per integrare, scusate il gioco di parole, alcuni strumenti interattivi come mappe concettuali, documenti in wiki, eccetera, eccetera. Purtroppo molto dipende dalla connessione dei partecipanti, sì, questo è vero. L'area domande e risposte. Se l'evento è di natura interattiva, alcune piattaforme ce l'hanno, altre no. E, se abbiamo detto dobbiamo interagire con i partecipanti, è necessario che si abbiano questi strumenti. Ricordiamoci che la chat è pubblica, tutti vedono tutto, invece lo spazio domande e risposte di solito è uno spazio, può essere uno spazio di conversazione uno a uno, in cui la domanda viene visualizzata solo da chi l'ha formulata e chi la riceve, che spesso è un tutor, un mediatore della comunicazione, non sempre è la persona che parla, soprattutto quando i numeri sono così alti. Oggi più che mai l'accesso mobile, ci sono delle piattaforme che lo rendono accessibile, altre no. Ci sono delle piattaforme che hanno delle specifiche app per la fruizione mobile e anche lì. Poi le caratteristiche della piattaforma le abbiamo tutte anche nella versione mobile. Questa app è gratuita, è a pagamento. Sto cercando di darvi, diciamo, una serie di domande tipo che io posso e mi devo fare quando, dopo aver deciso che tipo di evento online voglio organizzare, sono chiamata a scegliere che tipo di strumento utilizzare per veicolarlo. L'iscrizione all'evento, quando lo organizzo, è un'altra cosa alla quale prestare grande attenzione. Una buona parte del lavoro di un evento online è dato dalla raccolta dei partecipanti e una volta che vengono adescati, poi questa piattaforma, come li fai iscrivere? Ci sono alcune piattaforme che danno una specifica pagina di registrazione e quindi consentono il form, Go to Meeting per esempio, vai e ti registri automaticamente, oppure altre che generano un indirizzo internet. In questo caso l'onere poi di inviare a tutti l'indirizzo mail, l'indirizzo, scusate, internet per partecipare a quell'evento online è di chi l'evento lo ha organizzato. Scelta se registrare o meno un evento online. Innanzitutto perché devo registrare un evento? Voglio archiviare il materiale, o tengo l'archivio della formazione che erogo o degli eventi che erogo, in alcuni casi nature commerciali, in altro ancora la voglio mettere a disposizione di tutte le persone che non hanno potuto partecipare sincronicamente all'evento stesso. Alcune piattaforme generano un file solo audio e slide, quindi escludono il volto dell'oratore. Tipo GoToWebinar quando registrano, mentre Adobe, per esempio, registra tutto attraverso poi un specifico visualizzatore online. Quindi la registrazione è uguale all'evento che viene erogato in modo sincrono. Ricordiamoci che la piattaforma è lo strumento, che l'attenzione deve essere sempre su che cosa fare durante l'evento online, quindi sulla scaletta. Tutto questo lo vedremo la prossima volta. Sulla partecipazione e sull'interazione con i partecipanti. La scelta dello strumento è conseguente alla scelta dell'evento da erogare e dal tipo di obiettivo che voglio che raggiungere con quella organizzazione stessa. È mezzogiorno, innanzitutto ci sono altre domande? Aspettate, torniamo su prima di darvi l'esercitazione.
Torniamo su menti.com. Vi ricondivido lo schermo. Ecco qui, magari le mettiamo qui, se ci sono domande. Sì. La prima domanda è, possiamo avere le slide? Certo, le slide verranno caricate sulla piattaforma learning.gar all'interno dell'ambiente dedicato a questo corso, a questo webinar. No, scusate. L'aspetto estetico è importante? Darò delle indicazioni su... Ma questo lo dico anche nei corsi di public speaking in presenza e vale anche per i corsi di formazione online. È necessario sentirsi a proprio agio, poiché siamo al centro, cioè, al centro dell'attenzione, tutta l'attenzione è su di noi. Quando ci prepariamo anche fisicamente a un evento in presenza e online, dobbiamo sentirci quanto più possibile a nostro agio. Anche rimandando un'immagine di rispetto nei confronti delle persone che ci stanno ascoltando. È evidente che se io fossi arrivata qui con, non lo so, i capelli non lavati da 3-4 giorni, non avrei dato un'immagine di me, di un certo, ma nemmeno di rispetto nei confronti delle persone, tante che oggi hanno deciso di dedicarmi, perché questa è la prospettiva nella quale con la quale ci dobbiamo abituare a fare i conti quando decidiamo di esporre qualcosa a qualcuno, hanno deciso di dedicarmi. L'elenco di vari strumenti utilizzabili lo possiamo anche caricare, sì, lo possiamo mettere a disposizione, magari lo caricherò sul forum della piattaforma o ve lo farò avere la prossima volta. Ne consiglierò altri di strumenti per fare sondaggi. Menti è gratuito, ma ci sono anche versioni a pagamento che consentono un uso, maggiore dello strumento stesso. Non si può proprio avere un attestato? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, no? Cioè, poi ci penseremo, ne parlerò con i colleghi del gruppo Formazione GAR. Prezzi è uno strumento che, se ben conosciuto, consente di fare delle presentazioni molto accattivanti. Bisogna averne consapevolezza, studiarselo bene, perché altrimenti può diventare invece uno strumento che genera presentazioni confuse, che non raggiungono veramente gli obiettivi della comunicazione che si vogliono ottenere. È uno strumento per cui è necessaria veramente una consapevolezza dello strumento stesso per la costruzione grafica, così come Canva anche. Scusate. Meglio frammentare in tante mini sessioni o sessioni unica? Meglio frammentare in sessioni piuttosto che una unica sessione. Il massimo, diciamo, della durata che io consiglio quando si fa formazione è questa, cioè al massimo un'ora, un'ora e mezza, non di più. Come semplificare argomenti complessi attraverso le slide? Una delle regole che esistono, anche se ripeto sono cose che poi vedremo, ma rispondono brevemente, una delle regole che esistono è la regola che viene definita la regola dell'iceberg. Avete presente l'immagine di un iceberg? Ecco, tutto quello che voi dovete dire dell'argomento è la punta dell'iceberg, di quello che sapete. E questo già
ci consente di fare una selezione dei contenuti che poi devo inserire. Quella punta dell'iceberg è la parte di contenuto che devo tradurre in slide. Il resto lo posso lasciare sotto, sommerso, perché è la parte che mi consente di veicolare quei messaggi chiave. Magari poi posso aggiungere, però la prima costruzione della costruzione delle slide è quella che si fa tenendo conto della parte visibile dell'iceberg, della mia conoscenza stessa su quel dato argomento. Poi posso aumentare se mi rendo conto che è un po' scarna la presentazione. Lo sfondo di relatore può essere importante, sì, ci sono dei consigli sulla gestione di quel cubo che dicevo, che sarà un oggetto nel cubo anche di attenzione nei prossimi webinar. Tutto quello che c'è intorno al mio cubo è importante e lo scelgo io per dare una certa immagine piuttosto che un'altra di me. Non ci sono regole univoche, ci sono consigli piuttosto che altri, ma evidentemente sì. Sì, certo che i cambi di inquadratura, quando c'è una regia vera dell'evento, i cambi di inquadratura sono importanti. Tanti. In questo caso anche il solo avvicinarsi di allontanarsi dallo schermo, no? Io non so, no, evidentemente non c'è nessuno che mi riprende, lo avvicinarsi al schermo aiuta magari più. Vabbè, non lo confesso di non conoscerlo, lo andrò a vedere e vi dirò che cosa ne penso di Perdec. Come si sceglie la durata ottimale? Forse considerando che l'attenzione media cala ogni 10 minuti, e anche questo è vero anche negli eventi, nei corsi di formazione in presenza che durano molte ore. Diciamo che al massimo dopo un'ora si dà una pausa, quindi al massimo dopo un'ora. Secondo me è giusto chiudere la durata di una sessione di formazione. Sapete, le videoconferenze, anche che durano tanto il giorno, non è necessaria proprio online, avviene quello che avviene anche in presenza, magari non ascoltiamo proprio tutti gli interventi, no? Selezioniamo anche quello che ci di più, non ascoltiamo tutto con la stessa attenzione. Non la sera, esiste una fascia oraria consigliata per i webinar, non, la regola è non la sera, mai dopo pranzo, quindi in una fascia di mattina come oggi, 10, 12, o una fascia in cui abbiamo fatto tutti colazione, siamo abbastanza svegli, ma siamo vicini all'ora di pranzo in zona Cesarini, quindi già qualcuno ha lo stomaco che comincia a brontolare. Mai subito dopo pranzo, perché c'è l'abbiocco post-prandiale, insomma, la digestione, così come non si organizzano riunioni anche poi mattina 18:30. Penso di aver risposto a tutte le domande. Aspettate. Secondo te ha senso fornire materiale da leggere prima e poi parlarne online? Sì. Ha senso, e lo citavo all'inizio, è quel live webcast di cui parlavamo. Può esserci anche una sessione do webinar sincrono con materializzazione, e poi si organizza una sessione che è solo una domande e risposte, cioè non so chi è, fornisce il materiale prima, lo si legge e poi lo si discute. È una modalità. Meglio se abbiamo visto quale che stuzzica di più la memoria procedurale che dichiarativa, ma sì.
Ogni quanto tempo fare una pausa? L'abbiamo detto, ogni circa 10 minuti cala l'attenzione. Pausa significa anche una pausa proprio di silenzio di 3 secondi, significa rallentare il ritmo, significa mettere una battuta, un video. E la pausa non deve, dai 30 secondi per riattivare l'attenzione, al massimo un paio di minuti. 3 minuti. Sì, anche la registrazione di questo webinar. L'accento regionale è un problema? No. No, non è un problema perché non siamo attori, ma facciamo e abbiamo. L'accento regionale fa parte di noi e anzi, secondo me, il proprio per la logica dell'essere un po' informali, se scappa pure il riconoscimento regionale, secondo me è che no. Importanza della percezione di spontaneità nella comunicazione, altissima, altissima, è convincente, accattivante e attivo, simultaneo. Ma quello che sottolineo è che non esiste spontaneità in studio. Quindi tutte le grandi presentazioni alle quali ho fatto sono figlie e che vi sono sembrate molto spontanee, sono figlie in realtà di un grande studio da parte delle persone che la stavano facendo. Sono pochi, e io credo veramente pochi, i cosiddetti animali da palcoscenico nella comunicazione. Poi è chiaro che se faccio la stessa presentazione da tanto tempo, per tanto tempo, poi divento un esperto e è tutto molto spontaneo. Ma all'inizio è figlio di una preparazione, di una costruzione vera. I corsi che si propongono al lavoro spesso hanno tutte le caratteristiche negative che hai citato. Per me, costruirsi di formazione è un lavoro, non sempre è così, è ben fatto. Credo che questo venga dal mondo della scuola, scusate, perché dice queste piattaforme, alcune sono ottime ma costano molto, gli istituti scolastici non hanno economie. Quali applicazioni gratuite può essere suggerita e usata? Anche Meet sul mondo scuola, sì, lo volevo, grazie anche anzi per questa segnalazione perché mi ero ripromessa di dirlo. Le segnalazioni che ho fatto evidentemente sono segnalazioni anche con un costo economico, ma soprattutto che si sposano bene per contesti aziendali. Il mondo della scuola ha bisogno di un'attenzione diversa perché è anche un mondo con delle difficoltà economiche diverse, anche di gestione dell'identità digitale legata alla minorità molto spesso degli studenti e oggi mai come oggi è necessario uno studio approfondito di alcune applicazioni piuttosto che altre. Stiamo anche noi stessi in gara insomma facendo e cercando di capire come e quali. Mi riprometto. Sicuramente Gabriella Paolini è più esperta di me in questo campo, in questo ambito, ma mi riprometto anche nel confronto con lei di consigliare qualcosa che possa essere altrettanto stabile e performante, ma che si sposi con le esigenze anche economiche e organizzative della scuola. Ok, adesso credo davvero di aver risposto a tutte le domande. Non so se ce ne sono altre. Allora, ultima domanda. No, scusate, un attimo di decisione. Suggestioni? Su questo incontro.
Mi piace un sacco pilloloso. Non so, siamo sempre su Menti e l'ultima domanda che vi faccio. Suggestioni su questo corso ce ne sono state alcune. Ah. Bene, vedo che arrivano ancora suggestioni. Lascerò aperte, mentre volevo dirvi l'esercitazione che consiglio di fare. Visti i temi che abbiamo trattato, io vi chiederei di immaginare di progettarlo un evento online e quindi scegliere un argomento. Scegliere qual è l'obiettivo che volete raggiungere, quale target di riferimento avete, qual è il numero di partecipanti che secondo voi è corretto rispetto all'argomento e all'obiettivo, quale strumento online voglio usare e posso usare, quindi quale piattaforma mi può supportare nella realizzazione di questo evento che penso di voler organizzare online. Il documento lo metto tra virgolette perché potete realizzare un brevissimo PowerPoint, un documento in Word, potete registrarvi mentre ve lo raccontate. Può essere caricato sul forum esercitazioni nel corso, sempre nell'ambiente dedicato al corso sulla nostra piattaforma learning.gar. E chiaramente manderò su questo forum esercitazioni le spiegazioni per questo piccolo esercizio che vi consiglio di fare a casa. Abbiamo terminato qualche minuto prima, ma credo che non sia sconveniente, anzi magari gradito per qualcuno. Vi ricordo che il prossimo webinar si terrà il 6 maggio 2020, sempre con orario 10:30-12, e riceverete come per questa sessione il link per partecipare qualche giorno prima del 6 maggio. Per oggi abbiamo concluso. Credo che anche Gabriella vi voglia salutare, non lo so. E questo è un po' il bello della diretta. Ok, grazie, grazie a tutti.